Salve ragazzi, ho continuato a leggere comunque i vari commenti sui vari forum, nei vari canali. Adesso c'è questo principio: ci sono dei tifosi, o poi dico pseudo tifosi juventini, che la partita di domani sembra che la vivano senza nessun tipo di patema. Nel senso, la Juventus o vince o perde, va bene uguale, perché se vince andiamo avanti, se perde cacciano Sarri. Quindi ci sarebbe la soddisfazione per qualcuno che se perdiamo cacciano Sarri. Per come vivo io il calcio, io non ti farò mai contro la Juventus. Mai, a prescindere da tutto, la può allenare anche Belzebù, io tifo sempre Juventus. Quindi quest'aria che si sta respirando adesso attorno a una partita importantissima, che poi può andare bene, può andare male, però il non desiderio compatto e unito di tutta la tifoseria di andare verso una certa direzione è una cosa che non mi spiego. Cioè, cioè io faccio un esempio, cioè il tifoso dell'Inter che Conte ha sparato merda a tutto spiano nell'ultimo periodo, comunque era compatto verso l'obiettivo, e Conte, avere Conte in squadra per loro deve essere insopportabile, perché Conte non è come Sarri. Conte è stato il capitano dell'odiata Juventus ed è stato uno che il 5 maggio gli ha sparato merda in faccia. Però su questo sono superiori, sono di meno, probabilmente essendo di meno, hanno una meno concentrazione di pseudo tifosi, perché io purtroppo li posso chiamare solo così, pseudo tifosi. Io domani soffrirò la partita della Juventus fino alla fine con Sarri. Se mi dicessero: se la Juventus perde cacciano Sarri, me ne frega niente, io voglio che la Juventus vinca e che rimanga Sarri. Non accetto io le vedovelle di Allegri, le vedovelle di Conte, le vedovelle di Lippi. Io sono tifoso della Juventus, quindi a me di tutto, di quello che c'è stato prima e di quello che sarà dopo, me ne frega fino a mezzogiorno. Io domani vivrò la partita con un sentimento di paura, di non farcela. Vorrei vedere la stessa voglia dei calciatori, di dimostrare a certi tifosi che c'è stata molta difficoltà nel vincere quello scudetto per varie motivazioni. E quindi, se hai raggiunto l'obiettivo, devi solo ringraziare, aspettarti di meglio, ma ringraziare, perché io tutti gli insulti e tutte l'ingratitudine verso questi calciatori sta superando il limite del lecito, secondo me. Anch'io ho detto che non sono soddisfatto, anch'io ho detto che la squadra quest'anno non mi è piaciuta, anch'io ho detto che si poteva fare meglio. Però se si è tifosi bisogna, come si dice, bisogna nel bene e nel male si è tifosi. L'abbiamo tifata quando era in Serie B, l'abbiamo tifata con Ferrara, l'abbiamo tifata con Del Neri, l'abbiamo tifata con Zaccheroni. E adesso non la tifiamo con Sarri? Niente, non mi piace questo atteggiamento verso questa partita. Sono sincero, non mi piace. Vedendo in giro tutto il sentore dei vari forum, perché io non mi riferisco solo a YouTube, io vado anche su altri forum dove si scrive e basta. Però il leitmotiv è sempre quello: se cacciano Sarri va bene anche perdere. No, non esiste, per me non esiste. Ditemi cosa ne pensate voi, ragazzi. E speriamo che domani vada bene, così quelli che tifano contro per cacciare Sarri magari saranno un po' tristi. Meglio che siano tristi loro e non io. Buon pomeriggio, ragazzi.